Buongiorno Flata. Allora, che si dice oggi di bello? Ma niente, non c'è niente di particolare. Solo il 29 febbraio. Da! Cosa? Dimmi che ho capito male, non hai detto il 29 febbraio. Mi dispiace, ma ho detto quello. No, 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 non è possibile. Perché qual è il problema? Tu non capisci, Flata. Oggi è il compleanno di Danny e non potrò partecipare alla sua festa. No, in guaio. Penseranno che non sia una brava sorella maggiore. A meno che andrò nella loro città e userò l'autobus. Ci vediamo stasera. Ciao. ma Buongiorno, splendore. Non ho tempo. Va bene. Ciao. Penso che tanto loro avranno già organizzato qualcosina, quindi arrivo, non è che piombo là e non c'è nessuna festa. 10 minuti dopo, ding ding, siamo arrivati all'Old City. Arrivo nella mia fermata. No, questo è il parco, questa è la pasticceria. Eccomi, ah, finalmente sono a casa. Ding dong. Avanti. Argentina, che sorpresa! Ma cosa ci fai qui? Come cosa ci faccio qui? Mamma, sono venuta perché non potevo assolutamente perdere il compleanno di Danny. Gli avete già organizzato qualcosina, vero? Oh sì, gli avevamo già organizzato una festa. Appena tornerà da scuola gli grideremo sorpresa. E poi tu torni. Beh, non ti avevo più visto da in carne ed ossa, mi abbracci. Ah, certo! Ti voglio bene. Anche te, mamma. Ah! Sta arrivando! Nascondetevi! Oh, qui dietro. I denti appenderò al lampadario. Sorpresa! Ah! Buon compleanno! Oh, grazie, papà, mamma e ciao, Alex! Perché mi guardate così? Argentina! Oh, fratellino! Come sei tornata con l'autobus? Ma, beh, allora state tranquilli, là è tutto bello. Ora pensiamo solo alla tua festa. Ti ho portato anche un regalino. Oh, ma non dovevi? Sì, invece. Dopo la festa? Ciao, è stata una festa bellissima! Non so quanto durerà ancora. Ci vediamo. Oggi cioè, vi videochiamerò domani perché oggi vi ho visto. Ciao, ancora auguri, fratellino. Ah, mi è piaciuto tanto vederla. Ora io vado a studiare. Grazie, una festa fantastica. Ora io vado a casa. Ciao, ci vediamo domani a scuola. Ciao. Che festa fantastica! C'era una torta squisita e poi mamma aveva fatto una. E poi gli ho dato un regalo e gli è piaciuto tantissimo. Mi è piaciuto così tanto rivedere Danny, cioè Alex, l'amore della mia vita. E poi? Ma quelle sono le mie amiche. Ciao! Sì, ero andata al compleanno di Danny. Ciao, ciao, ciao. Siamo arrivati alla scuola d'arte. Io. Ciao, grazie di passare giù. Ciao. Benissimo, ora vado. Nella mia stanza sono distrutta. Oh, salve, prof. Scusi, no, non importa. Se ti ho sentito dire che gridavi, che oggi era il compleanno di Danny, anche se non so chi sia. Oh, era mio fratello. Sì, lo so, lo capisco, anch'io ho una famiglia. Volevo solo avvertirti che domani dopo domani ci sarà l'inaugurazione, cioè, questa scuola dura solo un mesetto. E daremo il diploma a chi se lo merita. Lo scoprirai se hai fatto un buon lavoro o no. Ciao! Salve, salve. Aspetta, come se farò un buon lavoro? Però l'ho detto in un modo strano. Forse io non ho fatto un buon lavoro. Oh.
Ciao, amore mio, sei tornato. Sei molto perfetta, ma hai solo un difetto. Svieni sempre per la paura. Dimmi nei commenti cosa ne hai pensato della festa di Fla, cioè di Danny. Scrivi secondo te se io sarò promossa o no. Vieni qui, ti porto nella stanza.